Salve a tutti amici e benvenuti a questo primo video di Cuphead, un video di una serie che vorrei fare una serie sopra, ovvero Road to All Boss, ovvero una sorta di corsa a tutti i boss di Cuphead, uno o due boss per video a seconda di quanto sarò schiappa. Parliamo di una serie dove farò soltanto i boss, quindi tutti quei video, tutte le sezioni alla platform più classiche le salterò, me le farò per conto mio e molto probabile anche che metterò un indicatore da qualche parte nello schermo per far vedere quante volte muoio, anche per farvi capire meglio a voi. Essendo una Road to All Boss, quindi essendo tutti quanti scontri con i boss, è molto probabile che ci saranno pochi tagli, perché alla fine che vuoi tagliare con dei boss, verrebbe fuori un casino. Magari se con un boss tira per le lunghe potrei tagliare dei pezzi per velocizzare un po' le cose, però diciamo che generalmente sarà un video con pochi tagli, ecco, mettiamola così. Per l'appunto, questa è la prima volta che gioco a Cuphead, sono emozionatissimo perché questo gioco lo attendo da una marea di tempo, ne sto adorando la musica, è qualcosa di fantastico. I disegni sono strepitosi, tra l'altro con questo effetto molto anni 30 per l'appunto. Prima volta che gioco, ancora non ho mai provato ad affrontare nessunissimo boss, ho fatto soltanto come potete vedere la prima sezione platform. Comunque sia, niente, direi di andare allo shop, vediamo che cosa c'ha. Invisible Dash è buona. Altro. Questo era quello dei. Questo me lo ricordo. Questo l'ho visto nei trailer, mi piace. Mi piace quello nei trailer. Sono sicuro che morirò un sacco di volte anche perché stando usando il pad dell'Xbox, io mi ci trovo sempre male con i tasti dell'Xbox perché sono abituato al pad PlayStation 4, quindi mi confondo quando devo saltare, quando devo fare i dash e cose simili. Direi di fare il primo boss e sperare che Dio ce la mandi buona. La difficoltà sempre regular, sempre normale, perché se fate la difficoltà semplice vi blocca l'ultimo mondo, infatti. A semplice non vi dà il contratto delle loro anime, mettiamola così, quindi andiamo di irregular. E vediamo un po' quante volte muoio. Posso cambiare arma con LB? Puttana! Sì. Quella era per il dash, ok. Infatti. Ma cosa mi serve fare adesso? Va bene, ottimo così, dai. Ah, è vero, perché il dash, dimenticavo, ti dà. Aspetta, mi sbagliavo, gioco tasti. Il dash praticamente ti darebbe le carte sotto che servono per fare le mosse finali. Io non mi ricordo il tasto delle mosse finali, però. Merda. Sì, Lucky mi guarda. Scusate, ma proprio non me la sento. Piangi, piangi. Bravo, ecco. Crepa, puttana. No. Guarda che ho. I raggi. Terzo occhio, carota di merda. Dai, che sta andando bene per ora. Non t'azzardare. Puttana, quanto gli è mancato poco. Bellissimo, bellissimo. Però mica crepa, oh. Dai che. Lo sento che manca poco. Lo sento che manca poco. Sbaglio tasto, porca vacca. Se andiamo avanti così e c'è un problema di. Alla prima! Alla prima! Dai che. C'è da dire che ho un po' buggerato il sistema, nel senso che lo conoscevo già questo boss, l'avevo già visto, quindi ero già preparato. Dal prossimo io non so nulla. So che ci stanno le rane, ma non. Ho fatto di tutto per non guardare i loro pattern, quindi io non ho idea di quello che dovrò fare. Ok, andiamo ragazzi. È iniziata bene. È iniziata bene. Che bello lo sfondo. Che faccio? Minchia. Ah, merda, mi dovevo abbassare. Siete. Stronzi, eh. Aspetta. Ecco qui. Quest'arma è buonissima, ragazzi.
mi devo togliere. E i dash sarebbero utili. No. Iniziamo malissimo, iniziamo. Va. Minchia. Madonna. Mamma mia. Minchia. Mi batte il cuore, raga. Batte, il cuore batte, il cuore batte, ve lo dico, il cuore batte. Cosa? Cosa? Ah, la ruota. La ruota! Che liscio, mamma mia. Che faccio? Ok, questo è verde, è rosa, no? Verde, minchia! Le rane, le rane? Cosa? Ok. Mamma mia. Mamma mia se strippo, mamma mia se strippo, mamma mia se strippo. Ti frego così però. Ecco qua. Dai. Dai ragazzi che questa me la sento, me la sento, me la sento buona. Mamma mia. Ancora le rane. Vlad! Questo lo capisce soltanto uno, una particolare persona. Buono. Buono. Minchia. Ops. E siamo a due. È stata molto veloce, io a questo punto proverei a farne... infatti ho tolto il coso. E siamo a due, io a questo punto toglierei... me ne farei anche un altro, vediamo qua... Sono andato giù, vediamo su. Infatti c'era l'alberello, non mi ricordavo. Dai, è iniziata bene. È iniziata bene. Ecco qua, male. Mi sa che... Minchia... vabbè, ho capito che c'era qualcosa che non andava. Starm è buona, eh. Minchiaccia. Sei veramente una puttana. Aia. Bene, è cresciuto. Ora una palla di merda gigante. Minchia, quanto sei grosso. Ok. Dio, Dio. Questa mi sa che ce la perdiamo. Questa mi sa che ce la perdiamo. Infatti. È il primo boss che ci ammazza. Riproviamo. Vai, stavamo anche a metà. Neanche stavamo andando tanto male. Ah. Quanto salti però, palla di... Ah, che botta! Mamma mia, che urlo! Qui ci vuole concentrations. Massucchia, massucchia. La pillola. A questo punto io continuo a scoprirti. Infatti. Mi tolgo. Devo ricordare che c'ho pure la finisher. Però me la dimentico. Ma ti ha saltato forte. Mi sa che a un certo punto cambia la velocità. Sì, infatti. Alcuni salti li fa più grandi. Devo starci attento. Questo per... questa me la sono presa tutta. Me la sono presa tutta. Poteva andare meglio. Poteva andare molto meglio. Che sbaglio! Che sbaglio! Ah, quindi anche se faccio così mi salvo. Ok, questo è molto utile da sapere.
va. Va, va, va. Guarda. Ti inseguo, palla del cavolo. E che vabbè, ma sono proprio un coglione, sono. Ma perché devo essere deficiente nell'animo? Mamma mia. Fa dei salti. È basso. Sì. Questa non la ricordavo. Devo sempre stargli molto vicino, perché così. Non troppo vicino però, freccia, non troppo. Non troppo, freccia. Questa è l'ultima cosa, però c'ho un solo HP, quindi mi sa proprio che botta di paura. Che devo fare? Che devo fare? Non fa il culo. Che paura. Dai, c'ero quasi, però. Ci stiamo avvicinando. Il fatto che salti in maniera irregolare mi manda in crisi in, una modo, in un modo che è incredibile. Ah, ecco. Devo spostare questo. Ecco. Salta, salta, pezzo di merda. Ah, palla del cavolo. Ok. Azzardare. Intazzardare. Si è azzardata. Però mi sto a divertire. È bello perché mi sto a divertire in maniera che è incredibile. Un po' di sana sfida. Ma sono stupido. Sono stupido. Se sei stupido, come speri di vincere? Salve, grazie. Vedi, però è un gentiluomo che si abbassa il cappello. Credo fosse un cappello, non ho idea. Oppure sono i capelli. Come glieli definisco? Vicino ma non troppo. Vicino ma non troppo, ragazzi. Il trucco qui è questo. Minchia! Vai, vai. Diventi grosso e forte. Vedi? Ma dove finisci? Finisci qua. Fa il saltino. No. No, ma non mi ha beccato. Come ho fatto? Ok. Mi sposto perché qui casca la tomba. Non mi ricordo quanto era. Mi sbaglio coi tasti, che palle. Mi ha beccato, mi ha beccato. Mi sa che qui. No, maledie, qui devo. Vi ho fatto pochi danni, gli ho fatto in questa fase. Sto sbagliando metodologia. Cominciano a diventare roba dura. Io che pensavo di essere forte a sto gioco. Non lo sono, no. Decisamente un'impressione sbagliata. Ho fatto una cazzata qua. Riconosco l'errore. Ho ancora 2 HP. Se non li butto al cesso, una possibilità ancora c'è. Perché parli, freccia? Perché parli? Perché? E poi per l'appunto fino a qua ci arrivo. E dopo il casino. Sì, sta. Comunque sì, il modo giusto sarebbe colpirlo verso con i colpi deboli. No, non deboli, colpi tanti verso l'alto. Perché tanto da vicino non gli, da lontano non gli faccio nulla. Sì, devi fare. Non gliel'hai fatta, non gliel'hai fatta. Guardate che belli che sono sti mostri, però quanto sono belli. Poi è una palla, però c'ho tutto quanto un design suo. A parte le mosse che sono fortissime.
ricordiamoci che questo gioco è stato fatto da due sviluppatori che poi sono diventati 20 alla fine del progetto. E se non ricordo male, si sono ipotecati la casa, hanno lasciato il lavoro per completare questo gioco. Quindi spero con tutto il cuore che abbia venduto una madonna. Avevo letto 300.000 copie vendute, bene ma non benissimo, ne voglio milioni, perché questo gioco ne merita milioni. Quindi se non l'avete comprato, non guardatevi questi gameplay, ma giocatelo, per amor di Dio. Ok, 2 HP, questa volta è andata meglio, ragazzi. Mi sa che devo fare il dash qua. Forse me la provo così. Vediamo, vediamo se è una tattica premiante. Mamma mia, le tattiche. In un mondo dove i giochi praticamente ti guidano passo per passo, e qui devi fare le tattiche. Che bello. Che bella la vita. Comunque sono morto una marea di volte. E la cosa bella è che per adesso non sento minimamente senso di frustrazione o altro. Aspettiamo di arrivare a qualche centinaia e poi ne riparliamo. E notare come sto leggermente migliorando nel combattimento. Imparo i pattern. Non facciamo figuracce però. Vai. Tieni. Minchia. Ho sbagliato io. Ho sbagliato completamente io i tempi. Ok. Con tre va decisamente meglio. Eccola qui. Facevamo. Infatti. Ecco te. Ci vuole di più, però è effettivamente la cosa più sicura. No, ragazzi, mi sa che stavolta ti ho fregato. Ecco. Fuori 3. Fuori il terzo, una decina di vita avrò perso, forse anche qualcosa di più. Però direi che ne è valsa la pena, è andata bene, è andata decisamente bene. Sì, siamo d'accordo, ma no, se ci meno, non mi importa, l'importante è che li ammazzo. L'importante è che ce la faccio. Ce l'ho fatta? Sì, ho vinto, sì, sono felice. E niente ragazzi, questo era il primo video, a questo punto con 3 boss. Incredibile, mi direi di fermarmi qua. Spero che la cosa vi sia piaciuta. Questo è il primo di una serie di video che arriveranno man mano. Importante, questo video arriverà quando io devo avere già pronti tutti i gameplay. Quindi sicuramente questa serie si farà, nel senso che comunque sia inizierò a caricarla sul tubo quando avrò tutti i video pronti, in modo tale da non rischiare di bloccarmi in qualche punto o altre cose. E niente, io spero che vi siate divertiti, che vi abbia interessato. Vi ringrazio per l'attenzione e noi ci rivediamo ad un prossimo video di Cuphead.